alla violenza sulle donne, mobilitazione in provincia di Trapani contro un fenomeno che continua ad essere allarmante. Incontri e dibattiti hanno animato la giornata nazionale per dire basta ad ogni forma di sopruso. Modello Egadi, le isole protagoniste a Roma di un convegno sul turismo sostenibile come valorizzazione del territorio. I carabinieri e l'arte, presentato questa mattina al comando provinciale di Trapani il calendario storico 2016. The Camp, presentato al centro per migranti di Erice, il giornalino realizzato dai ragazzi ospiti delle strutture. E per lo sport, cinismo e sostanza, è questo che occorre al Trapani Calcio e alla Pallacanestro Trapani per superare i prossimi ostacoli, Ascoli e Biella. E poi nella seconda edizione del nostro TG parleremo di quanto accaduto nella notte a Palazzo Normanni a Palermo. Ancora una volta il PD non è riuscito ad eleggere il suo capogruppo, spaccatura con gli ex articolo 4. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro TG. Questi erano i nostri titoli, dopo la pubblicità come sempre tutte le notizie e gli approfondimenti. Oggi 25 novembre ricorre la giornata nazionale della violenza contro le donne. La città di Trapani ha lanciato il suo messaggio di solidarietà con l'iniziativa che si è tenuta in prefettura, organizzata dal Dipartimento delle Attività di Prevenzione dell'ASP e che ha visto la presentazione del report del progetto della violenza sulle donne Cambiamenti. Direttore, oggi si presenta il riepilogo di un anno di progetto dell'iniziativa, ecco, voluta dall'ASP della violenza sulle donne Cambiamenti. È un percorso molto minuzioso, abbiamo visto il coinvolgimento delle scuole perché dicevamo spesso questi fenomeni partono proprio da un discorso culturale, l'incapacità di ribellarsi, le cose però sembrano essere cambiate. Qual è stata la vostra impressione, ecco, dopo l'avvio di questa iniziativa che sicuramente andrà avanti? Sicuramente andrà avanti, l'impressione è stata eccellente. Noi abbiamo assistito oggi a come in un anno di presentazione di investimento sulla prevenzione, andando nelle scuole, cercando di far passare, come ha detto lei giustamente, un messaggio culturale alle ragazze, cercando di contribuire a quelle che noi chiamiamo i life skill, cioè la loro capacità di individuare il fenomeno, di farlo emergere. Dottore Sparaco, volevo sapere qual è stato, ecco, il momento più, non dico complicato, ma quello che vi ha visto maggiormente impegnati nell'arco, appunto, di questo vostro lavoro. Sicuramente il momento più complicato è stato mettere insieme le istituzioni, come sapete, parlare un linguaggio comune, delle istituzioni che parlano un linguaggio ognuno specifico è difficile. Questo è un progetto sperimentale, il progetto si chiama proprio Cambiamenti e noi abbiamo voluto dare un'impronta culturale prima di tutto, subito dopo però sanitaria, perché noi abbiamo interesse di fare prevenzione sanitaria, vogliamo lavorare sulle menti delle nostre ragazze. Ci siamo riusciti intanto come intervento efficiente, dobbiamo vedere se l'efficacia poi la vedremo fra qualche anno, e i risultati oggi li abbiamo presentati. Il nostro report aveva anche questo obiettivo, riportare agli enti istituzionali preposti a questo progetto, che erano l'ASP in prima fila, ma la Questura, la Prefettura, il Tribunale, la Procura, il volontariato del privato sociale, tutte queste le associazioni sportive, tutti questi enti messi insieme con un unico obiettivo, quello di cambiamenti. Dobbiamo portare nella nostra società cambiamenti culturali affinché questo triste e abnorme fenomeno della violenza sulle donne cessi. Il governo siciliano ha svolto un lavoro importante nell'attivazione del codice rosa. Lei diceva che siamo nella fase finale. Il codice rosa è uno strumento di prevenzione straordinario. Dicevo poc'anzi che per prevenzione prima si intendeva soltanto la prevenzione delle malattie, cioè oggi prevenire significa prevenire per esempio la violenza sulle donne, che è un elemento di disequilibrio sociale davvero grave, quindi siccome incide pesantemente sulla salute a tutto tondo, cioè sul benessere psicofisico del cittadino, che è esattamente l'obiettivo che ci sta a cuore, oggi non potevo che annunciare un potenziamento di questi obiettivi di prevenzione e quindi del codice rosa. È un bel percorso, in particolare le ragazze ci hanno regalato veramente delle piccole perle di saggezza, di riflessione, di virtù. Ecco, grande capacità di comunicazione, concetti profondi e forti, espressi così in tempi brevissimi, con grandissima capacità di sintesi e di comunicazione.
E parliamo adesso della manifestazione che si è svolta questa mattina alla caserma Giannettino dal titolo Insieme scegliamo la pace, a cui hanno partecipato tantissimi giovani. Al via questa mattina a Trapani la serie di manifestazioni organizzate per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Insieme scegliamo la pace è stato il tema affrontato alla caserma Giannettino. Tante manifestazioni, tante iniziative da parte della sua associazione, con quali risultati? I risultati sono quelli di una sofferenza nella quotidianità, perché diciamo che ormai non abbiamo più le denunce ogni mese, ogni 20 giorni, ma le abbiamo ogni settimana, anche più di una, e di questo gradirei parlarne. Lo sportello è cresciuto, siamo ormai regionali di fatto e di diritto direi, perché da Trapani a Messina siamo riusciti a spalmare 15 sportelli, 5 per ogni provincia. È una sofferenza, perché non sempre riusciamo a risolvere, ma sicuramente riusciamo a dare gli aiuti immediati. Io penso che c'è ancora molto egoismo, molta ricerca di se stessi, di denaro, di potere, e quando il proprio io, il proprio egoismo prende il sopravvento, il fratello, la sorella, la donna essendo la più debole e la più colpita, non diventano più una creatura fragile da proteggere, ma o un mezzo di piacere o di sopraffazione. Quindi per me il messaggio, ed è quello che porto in cuore, quello al quale credo, è il messaggio cristiano. Cioè soltanto l'amore può cambiare il cuore di un uomo. Quando un marito, una madre arrivano ad uccidere la persona cara, e lì l'odio e l'egoismo hanno ormai invaso un cuore. Io chiamerei l'odio il cancro dell'anima. San Francesco di Paola, tanto amato. Il messaggio è un messaggio di pace, che grazie al progetto portato avanti dall'Associazione Cotulevie, alla quale Croce Rossa ha dato il patrocinio, è necessario parlare ai giovani di pace, è necessario portare delle storie, perché i giovani non hanno bisogno di parole, hanno bisogno di esempi. Le isole Egadi ieri protagoniste a Roma, alla sede dell'Enea, di un convegno dal tema il turismo sostenibile come motore per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio. Il progetto Egadi, un modello pilota ad alta replicabilità. L'iniziativa, che nel corso del tavolo di lavoro e di confronto ha indicato gli obiettivi raggiunti in questi anni in favore del territorio dell'arcipelago, grazie al lavoro costante e sinergico dell'amministrazione comunale e dell'area marina protetta, con il supporto di enti scientificamente qualificati quali l'Enea, ha visto alternarsi in qualità di relatori, oltre al sindaco dell'Ega di Giuseppe Pagotto e al direttore dell'AMP Stefano Donati, anche la senatrice Pamela Urrù, che abbiamo intervistato. Questo è un percorso, è un progetto che è stato fatto proprio sul territorio di Favignana, osservando anche quello che i turisti, cioè tutto quello che era l'approccio dei turisti sul territorio. Il turismo, noi sappiamo benissimo, non mi stancherò mai di dire che la nostra isola, la nostra regione, la nostra provincia soprattutto ha un'industria naturale che è quella del turismo. E queste sono, anche queste sono le occasioni nelle quali il nostro territorio viene fuori a livello nazionale, scelto per un progetto e sarà appunto esempio proprio a un livello anche più ampio e perché no anche europeo per tutto quello che è stato testato. Al centro del dibattito la sostenibilità come valore strategico per lo sviluppo economico e per la competitività, in particolare nel settore turistico, e proprio alla luce di esperienze di successo come il progetto Egadi, finanziato dal MIUR nell'ambito di Ecoinnovazione in Sicilia, supporto allo sviluppo delle attività produttive del Sud, interventi pilota per la sostenibilità e la competitività. Ascoltiamo a riguardo il sindaco Giuseppe Pagotto. È una tappa di un lavoro iniziato qualche anno fa, nessuno di noi pensava che nei lunghi pomeriggi e serate invernali a Favignana, soprattutto quando si ragionava e si lavorava insieme ai tecnici dell'Enea, poi poteva essere il risultato, poteva essere così importante e anche preso ad esempio da tutte le comunità e da tutto il territorio nazionale, dai parlamentari piuttosto che da tutti i ministeri e anche dall'Unione Europea. Questo per noi è chiaro che è un momento di orgoglio, ma un momento insomma di unire tutte le esperienze fatte e di cercare di rilanciare su nuovi progetti, continuando quel lavoro che è stato fatto bene grazie al supporto di tante persone. Attuato da Enea, il progetto ha vinto il premio Smart Communities SMAU Milano 2015, e per analizzare i risultati ottenuti e le possibili strategie per diffondere il modello sostenibilità anche ad altre realtà,
L'Enea ha promosso il convegno di ieri, coinvolgendo in prima persona tutti quei soggetti che a livello istituzionale, sociale, associativo, ambientale ed economico guardano al turismo sostenibile come motore per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori. Abbiamo intervistato Federico Testa, commissario dell'Enea. E noi siamo convinti che un ente di ricerca come l'Enea ha un senso se riesce a trasferire le competenze e le conoscenze laddove servono, sul territorio. E quindi stiamo spingendo molto su questo tema della presenza sempre più diffusa sui territori, e naturalmente dove ci sono ricchezze importanti, esperienze importanti come quelle delle Egadi, siamo in prima fila perché crediamo sia molto importante. Presentato al centro di prima accoglienza per migranti minori Santa Maria delle Grazie ad Erice, il giornalino The Camp, realizzato dagli stessi ragazzi ospiti del centro della Vetta. Le storie di fuga dai paesi segnati dalla guerra e dalla fame raccontate dai ragazzi ospiti del centro di primissima accoglienza Santa Maria delle Grazie di Erice nel giornalino The Camp. Ma nei loro racconti emerge soprattutto la speranza di poter trovare in Italia una vita normale, lontano dalla violenza e dalla brutalità. L'iniziativa è stata presentata nella struttura ericina per migranti e minori della direttrice del centro, Silvana Catalano, alla presenza del sindaco Giacomo Trancheda e di Vanessa Galipoli, presidente del Comitato delle Donne, che ha messo a disposizione dei giovani migranti due computer con i quali scrivere gli articoli ed impaginare il giornale con il supporto dell'educatore Vito Cusumano. Nel primo numero ci sono le notizie dall'Africa che raccontano della condizione delle donne nigeriane, sfruttate e maltrattate, oltre che le situazioni di violenza ed oppressione vissute in Gambia. I ragazzi hanno poi parlato della festa patronale di Erice, a cui hanno partecipato a fine agosto, oltre che del torneo di calcio organizzato presso i campi del Circolo del Tennis. Uno di loro ha infine raccontato l'esperienza vissuta durante il viaggio verso l'Italia. I due computer sono stati donati dal Comitato delle Donne nell'ambito di un progetto in collaborazione con l'Università Roma III che ha permesso di mettere a disposizione di enti e associazioni complessivamente 14 PC con lo scopo di promuovere l'integrazione sociale. L'attenzione di tutto il mondo è rivolta agli attentati terroristici rivendicati dallo Stato islamico, mentre cresce la paura verso le altre religioni. Nella puntata di Grand Hotel in onda questa sera andremo a conoscere meglio la comunità musulmana con le testimonianze di chi vive a pochi passi da noi, nella città di Mazara del Vallo. Riproporremo l'intervista fatta all'imam di Mazara e l'esperienza di integrazione del professor Ali. Ascoltiamone uno stralcio. Chi dice qui Allahu Akbar, siamo tutti, Dio è grande anche per tutto il mondo, e questi terroristi non sono musulmani giusti, perché il musulmano giusto non deve uccidere i bambini, le persone. Fino a ieri hanno attaccato un autobus in Tunisia, sì. Caduto 15 morti, mi dispiace. È stato presentato questa mattina al Comando Provinciale di Trapani il calendario 2016 dell'Arma dei Carabinieri. Chiamarlo semplicemente calendario è riduttivo, è piuttosto un capolavoro da custodire gelosamente. E anche quest'anno l'almanacco dei Carabinieri non ha deluso le aspettative di quanti faranno a gara per averlo. Ispirato al tema I Carabinieri e le Arti, è un viaggio suggestivo e affascinante nella storia dell'Arma e della Nazione. Le tavole artistiche sono state ideate e realizzate sotto la direzione artistica di Silvia Di Paolo. Il filo conduttore che lega i mesi dell'anno è costituito dal connubio tra la figura del carabiniere e l'arte, appunto. Rivisitati in pratica alcuni capolavori della pittura italiana ed europea. Bello dalla prima all'ultima pagina. Per non parlare della copertina, dove l'emblematico segno distintivo dei carabinieri, la fiamma, si fonde tra le volute geometriche e nitide di ispirazione futurista, segno della solidità istituzionale nel tempo, riprese da un'opera di Giacomo Balla, nei colori che contraddistinguono la bandiera italiana, il verde, il bianco e il rosso. L'arma dei carabinieri, il blu ed ancora il rosso, l'azzurro del vessillo europeo e il celeste dell'ONU.
Un incontro nei giorni scorsi per fare il punto sull'oblio calato sulla Colombaia e le potenzialità di attrazione turistica per l'antico monumento. Il presidente dell'associazione Salviamo la Colombaia, Luigi Bruno, nel corso dell'incontro ha rimarcato come la mancata attenzione della nostra classe politica, sia locale che regionale e nazionale, nei confronti di quella struttura considerata solo a parole un inestimabile bene della città, rischia di rendere vana la messa in sicurezza dello stesso bene, qualora si continuasse a non renderlo fruibile. Sono trascorsi 13 anni dalla costituzione dell'associazione Salviamo la Colombaia e in tutto questo tempo nessuno si è veramente impegnato in favore della Colombaia. I sindaci, gli assessori, i consiglieri del comune di Trapani, i deputati regionali, i senatori che si sono succeduti nel tempo non lo hanno mai considerato un problema di vitale importanza. I soci dell'associazione si sono riuniti per discutere ancora una volta del destino della Colombaia, stante il fatto che la regione proprietaria dell'immobile ha dimostrato di essere poco interessata al suo sviluppo, tant'è che non ha provveduto, tramite la locale sovrintendenza, a fare ripristinare l'impianto di illuminazione che dopo alterne vicende risultava già spento dal novembre 2014 e successivamente dall'agosto di quest'anno. Impianto di illuminazione per il quale furono spesi parte di quei denari destinati alla sua messa in sicurezza. L'associazione ancora una volta chiede che la Colombaia deve essere resa fruibile e per fare questo deve essere presa in considerazione la possibilità che sia concessa in gestione a enti o un eventuale consorzio di associazioni affinché possa essere visitata e divenire un polo di attrazione turistica, esigenza questa fatta rilevare dagli operatori turistici presenti all'incontro. E nel corso dell'incontro è intervenuto Paolo Salerno di Assoindustria Settore Turismo, il quale ha fatto rilevare che l'apertura della Colombaia avvenga prima della prossima stagione turistica, in modo da consentire ai tour operator di poter creare un percorso, mettendo in evidenza altri siti come Villa Nasi o Torre di Ligny. Olli Cammareri nel corso del suo intervento fa rilevare che nella struttura, anche così come si trova e con i debiti e accorgimenti, si possa iniziare ad attivare una forma di musealizzazione collegata a quelle soluzioni che possano renderla vivibile, quindi con possibilità di un punto di ristoro. Anche Paolo Salone, forte della sua esperienza, ha sollevato il problema che a fronte di una forte richiesta di luoghi da visitare nella nostra città, i turisti purtroppo non trovano riscontro nella possibilità di offerta. La Colombaia rappresenterebbe un polo di attrazione non indifferente. Un altro interessante intervento è stato quello di Rocco Ricevuto, che ha fatto rilevare come il problema del collegamento con la terraferma possa essere realizzato con una sottoscrizione di cittadini. L'onorevole Livio Marrocco, già deputato regionale, ritiene necessario intervenire come primo passo presso l'assessorato competente al fine di chiedere ed eventualmente concordare le modalità di attuazione di programmi sulla Colombaia, per poi addivenire ad un'azione corale tra tutti gli associazionismi e volontari e i cittadini interessati alla cultura, all'arte, alla storia e al comune. Constatate le difficoltà burocratiche per lo svolgimento di tali attività, è scaturita l'esigenza di un intervento da parte del Comune di Trapani che, facendosi garante, crei i presupposti per una continua fruibilità. L'incontro si è chiuso aggiornandolo subito dopo l'incontro con i dirigenti regionali. Domani alle 15.30 a Palazzo Cavarretta una mostra di foto, documenti e cimeli delle due guerre. I materiali saranno esposti a cura del gruppo storico rievocativo trapanese. La mostra sarà visitabile fino alla mattinata di lunedì 30 di novembre dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Abbiamo ascoltato Giuseppe Rallo, presidente dell'associazione Gruppo Storico Trapanese. Esporremo sia cimeli sia fotografie riguardanti la seconda guerra mondiale, perché diciamo l'associazione è nata per questo, però riguardante Trapani proprio soprattutto, e anche documenti della prima guerra mondiale che gentilmente le famiglie ci hanno dato, con attestati di medaglia d'onore, la croce di guerra, tutto diciamo riguardante la prima guerra mondiale. Qual è il pezzo più pregiato di questa collezione che andrete ad esporre? Sono bensì due collezioni, senza sminuire ovviamente le altre. Sono delle lettere direttamente diciamo dal fronte, quindi la prima guerra mondiale, che ci hanno dato l'associazione dei bersaglieri di Paceco, ci ha dato la disponibilità di poterle esporre, e anche l'associazione dei mutilati con il consigliere Giovanni La Barbera, che ci ha aiutato insomma in questa collezione, cioè ci ha aiutato con questa collezione a esporre anche cose importanti.
E adesso il calcio, doppia seduta di allenamento oggi per i ragazzi di Cosmi. Domenica alle 17.30 sarà la volta di affrontare l'Ascoli. Non sarà della partita perché è squalificato l'ex Granata Giuseppe Pirrone. Intanto torniamo alla bella vittoria contro il Modena di sabato ed andiamo ad ascoltare Capitan Pagliarulo. Oggi era una partita difficile da gestire, difficile da leggere. Noi l'abbiamo fatto in un modo diverso rispetto alle altre, essendo anche in difficoltà con gli uomini perché eravamo contati. Non per questo pensavamo di essere da meno, anzi abbiamo dimostrato che il gruppo è molto compatto, è molto unito sotto tutti i punti di vista e si è visto oggi perché la partita era difficile. E si è lottato per il risultato, non si è lottato per sembrare chissà chi, e si è badato più al sodo e che non alle cose che si inventano altri. Abbiamo dato una risposta a noi stessi perché poi alla fine fai una bella prestazione con lo Spezia, a Brescia, e perdi un attimo di vista le cose, che prendi tre gol, non esprimi al massimo le tue potenzialità. Bisogna stare sempre sul pezzo, cercare di, anche essendo brutti tante volte, però importa più il risultato. Poi le prestazioni l'abbiamo sempre dimostrato di farle, ci è mancata un po' di cattiveria e oggi le abbiamo messe. Si è tenuto ieri all'Hotel Tirreno il secondo appuntamento di Un giorno per la nostra città, iniziativa della Lega Serie B. Il Trapani ha incontrato la 50 più università. Tema dell'incontro, a cui ha partecipato tutta la squadra e lo staff, è stato gli anziani, maggioranza silenziosa, la nostra storia, l'esperienza ed il tesoro degli insegnamenti di vita. Adesso passiamo al basket. Pomeriggio allenamento alle 18 per la Pallacanestro Trapani. Domenica infatti la squadra di Ducarello affronterà in casa Biella. Ospite di Sport Sud del lunedì, Andrea Renzi ha commentato la sconfitta di Casale Monferrato e ha parlato della sua squadra. Diciamo che Casale Monferrato ha fatto una partita molto fisica sul loro campo, ci hanno molto spesso negato quelle che sono le nostre opzioni principali in attacco e noi spesso abbiamo sofferto un po' questa pressione nei momenti decisivi, perché noi siamo stati anche molto bravi comunque ad arrivare lì nel finale per potersela giocare a livello di possessi finali. Siamo purtroppo stati un po' meno freddi, un po' meno lucidi probabilmente nelle azioni decisive, e io per primo proprio nel finale, e peccato perché poteva essere finalmente l'occasione buona per sbloccarsi in trasferta, e purtroppo questa tendenza, diciamo, continua. Siamo cresciuti e questo va detto, insomma, adesso bisogna continuare a lavorare con serenità come abbiamo fatto fino adesso, e sono convinto che i risultati verranno, insomma, anche in trasferta. Il discorso è che bisogna rimanere concentrati perché c'è una partita in casa molto importante contro Biella, dove siamo sicuri che avremo di nuovo il supporto del nostro pubblico, e ci sono due punti da portare a casa. Intanto la Viola Reggio Calabria, dopo aver nei giorni scorsi esonerato l'ex coach Granata Giovanni Benedetto, ieri è tornata sui suoi passi e l'ha richiamato in panchina. Passiamo adesso al calcio regionale. Domenica in Eccellenza si è giocata Dattilo Parmonval, partita terminata 1-1, che lascia così saldo in vetta il Dattilo in classifica. Andiamo ad ascoltare la voce dei protagonisti. Sì, diciamo che non è andata bene dal punto di vista della fortuna oggi, perché ai punti e non solo credo che oggi avremmo dovuto portare a casa questa vittoria sacrosanta e meritata. Onore alla Parmonval, è comunque venuto a fare la sua partita, ci ha messo in difficoltà il primo quarto d'ora, poi si è visto solo Dattilo, e mi dispiace tanto per il rigore sbagliato, perché poteva un pochettino anche cambiare la partita cercando di farli aprire un pochettino. Poi nonostante questo, anche nel secondo tempo abbiamo sbagliato parecchie palle gol, ma è calcio e solitamente queste partite si rischia anche di perderle. Beh, dobbiamo dire che intanto diamo sempre continuità al nostro cammino, un'altra partita senza perdere. Sono contento che siamo tornati al gol, purtroppo abbiamo pagato i primi 10 minuti, un quarto d'ora che non eravamo praticamente scesi in campo. Infatti la Parmonval ha preso un gol e ha legittimato quei 15 minuti con un gol meritatissimo.
credo che poi dopo siamo usciti noi alla grande, abbiamo spareggiato, abbiamo sbagliato un rigore e poi il secondo tempo penso che ci sia stata una sola squadra in campo, abbiamo creato non so quante occasioni da gol, Tarantino ha fatto i miracoli, noi da parte nostra abbiamo sbagliato 2-3 gol, proprio occasioni limpidissime davanti alla porta, non ne voleva sapere di entrare, arrivato a un certo punto ho avuto paura pure di perderla negli ultimi due angoli contro, erano gli ultimi minuti, ho detto sai tante partite come finiscono, no? E quindi sicuramente diamo continuità al nostro lavoro e spero che i ragazzi, spero di essere bravo anch'io questa settimana a far assimilare questa partita che per loro può sembrare non importante, però io sono contentissimo e ovviamente potevamo essere più felici e gioiosi. Come ti dicevo prima, stiamo dando continuità a un lavoro eccezionale, non so cosa possiamo fare di meglio, certo se c'erano i tre punti oggi era la ciliegina sulla torta. Alle 21 e alle 23 stiamo parlando degli appuntamenti in onda questa sera su Telesud, appuntamento con Grand Hotel. Si parlerà di Islam con le esperienze di integrazione culturale e religiose di Mazara del Vallo. Antonella Lusseri intervista il professor Sulemia Mohamed e l'imam della moschea di Mazara del Vallo. Adesso pubblicità, ma poi ritorniamo qui con la nostra seconda edizione del TG. Vi aspetto.